E arriviamo ad un'altra bellissima invocazione. Prega per noi peccatori. Abbiamo riconosciuto che Maria è benedetta da Dio, che Maria è piena di grazia, che Maria è santa, che Maria ci dona il frutto del suo grembo che è Gesù, che Maria è una donna del popolo. E arriviamo a chiedere a Maria la cosa più bella che un figlio può chiedere alla mamma. Sapete qual è? Non i soldi, come spesso capita oggi. Non i vizi. Ma di pregare. Voi mamme, pregate per i vostri figli? Io sono certo di sì. E voi figli, pregate per le vostre mamme? Beh, qui dobbiamo un po' discutere. Noi chiediamo a Maria di pregare per noi. Perché? Prega per noi che siamo peccatori. Prega per noi peccatori. Maria è la madre di Dio, ma è la madre della Chiesa, madre nostra, quindi la madre dei peccatori. La madre dei figli che sono fragili. Siamo tutti peccatori, perciò Maria è la madre di tutti. E la madre sta a senso quando è vicina a questi figli fragili, deboli e peccatori. I teologi usano una immagine molto, molto significativa. Dicono che ciò che Eva ha legato con la sua disobbedienza, ciò che Eva ha fatto il nodo con il suo peccato, Maria è la donna che scioglie questo nodo della disobbedienza dell'uomo, dando a Dio carne e facendo sì che Dio, con il suo amore, con la sua passione, con la sua morte, con la sua risurrezione, ci salvasse. Maria, ciò che Eva, dice Paolo, ha legato, Maria ha sciolto. Ecco perché quando noi oggi preghiamo la Madonna con la devozione della Madonna che scioglie i nodi, attenzione che il primo nodo che Maria deve sciogliere nel cuore di ciascuno di noi è il mio peccato, è il tuo peccato. E non solo il nodo della tristezza, del dolore, il nodo semmai di una fede tiepida, oppure il nodo di un qualsiasi problema. Prima di tutto, Maria è madre di noi peccatori, colei che, grazie a Cristo, scioglie i nodi del mio peccato e del tuo peccato. Ecco perché dobbiamo ogni giorno dire: madre, prega per me, che sono peccatore, e Maria scioglierà il nodo dei peccati nel nostro cuore. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!